Il 15 dicembre del 1966 muore uno dei grandi padri dei film d'animazione, Walt Disney. Il cineasta americano lascia dietro di sé non solo tanti personaggi memorabili, film, premi, ma anche una serie infinita di leggende urbane, tra le quali il mistero più grande legato alla sua morte. Dopo la scomparsa, infatti, si fa largo una voce incredibile, quella che lo vorrebbe addormentato in un sonno criogenico, ibernato e nascosto agli occhi del mondo, in attesa di essere risvegliato, proprio come Biancaneve. Ma davvero la morte di Walt Disney è stata solo inscenata? Il suo corpo attende il ritorno alla vita grazie alla crionica? È un mistero su cui indagheremo insieme oggi a Strane Storie. Esiste un unico Dio e il suo nome è morte, e c'è soltanto un'unica cosa che puoi dire alla morte: non oggi. Non oggi, lo dice il maestro di spada Sirio Forel alla giovane Arya Stark nel Trono di Spade, e non oggi può essere il riassunto del rapporto complicato che l'essere umano ha sempre avuto con la morte. La nera signora, la triste mietitrice, da una parte argomento importante della filosofia con impronta metafisica, dall'altro naturale epilogo di ogni esistenza. Oppure no, per secoli l'essere umano ha cercato un modo per sottrarsi alla morte, rincorrendo un'immortalità che ha ispirato romanzi, film, grandi storie fantastiche e che ha portato persone lungimiranti, o forse solo sognatrici, a tentare qualcosa che un tempo era inconcepibile. Perché se esistesse uno strumento per fermare il nostro tempo materiale, mantenerci intatti fino a una data futura da destinarsi e magari bloccare una qualche grave malattia che nel presente ci porterebbe a una dipartita sicura, ebbene, chi non lo coglierebbe? Forse è questa la domanda che assillava James Bedford, professore di psicologia all'Università della California, che nel suo testamento ha lasciato una cospicua somma di denaro alla ricerca sulla crionica, cioè la disciplina, se così possiamo chiamarla, che studia la preservazione a basse temperature di corpi umani o animali che la scienza medica contemporanea non è in grado di curare o di tenere in vita. Il 12 gennaio 1967 Bedford muore a causa del cancro all'età di 73 anni e la moglie accoglie la volontà di crioconservazione del marito defunto, sul cui corpo opera il chimico e futurista americano Robert Prihuda. Da allora Bedford è conservato nelle strutture della Alcor, una delle compagnie che offrono oggi questo servizio. Ma quindi è possibile sopravvivere alle malattie e svegliarsi in un futuro tecnologicamente migliore, dove le cure sono già state scoperte? Apparentemente sì, e secondo alcuni è esattamente quello che sarebbe successo a Walt Disney, crioconservato in una stanza segreta a Disneyland, precisamente sotto l'attrazione dei Pirati dei Caraibi. Il risaputo interesse dell'animatore americano per l'argomento, la cerimonia strettamente privata e segreta tenutasi dopo la morte e l'annuncio della scomparsa deliberatamente nascosto alla stampa per qualche tempo sembrerebbero avallare questa possibilità. Una teoria davvero incredibile che ha varcato il XX secolo arrivando intatta fino a oggi, con nuove speculazioni che coinvolgono addirittura uno dei film di maggiore successo della casa di Topolino, Frozen. A confermare il tutto poi ci sarebbe anche un testimone oculare, ma tutto questo è sufficiente per dare credito a una teoria tanto sconvolgente? E se Walt Disney è stato davvero ibernato, perché tenerlo segreto fino ai giorni nostri, con migliaia di fan che adorerebbero sapere di un suo possibile ritorno alla vita? Ben trovati, naviganti del mistero e dell'insolito. Io sono Massimo Polidoro e vi do il benvenuto a un nuovo episodio di Strane Storie, la mia serie che ogni settimana ci conduce a indagare con gli strumenti della scienza e della razionalità enigme e credenze ai confini del reale. Se volete unirvi agli altri naviganti per scoprire i segreti del mio mestiere, imparare a vostra volta a indagare misteri e magari collaborare con me, più avanti vi spiegherò come fare e vi parlerò anche di
Geniale, 13 lezioni che ho ricevuto da un mago leggendario sull'arte di vivere e pensare, il mio nuovo libro appena uscito per Feltrinelli, dove condivido le lezioni che ho imparato dal mio maestro James Randi. Ma ora torniamo al 1966 e al momento in cui qualcosa di grande finì e qualcosa di strano iniziò. Il 2 novembre 1966 Walt Disney entra nell'ospedale St. Joseph di Burbank in California, una struttura medica poco distante dai suoi studios. I dolori alla gamba e al collo sono peggiorati nel corso dei mesi precedenti, ma i medici che effettuano gli esami si accorgono che il problema è un altro. La radiografia del polmone sinistro presenta una macchia grossa come una noce e a Walt viene consigliato un tempestivo intervento chirurgico. Tuttavia, il regista ha diversi affari di cui occuparsi e non entra in ospedale prima del 6 novembre, pronto all'intervento il giorno successivo, un lunedì. Durante l'operazione l'equipe medica si rende conto che il polmone è canceroso e prontamente ne rimuove un'ampia porzione, notando però il preoccupante ingrossamento dei linfonodi. Il cancro si era già esteso. Disney viene dimesso dopo 2 settimane e torna a impiegare il suo tempo tra famiglia e lavoro. L'ultimo film della compagnia, Follow Me Boys, in Italia conosciuto come I ragazzi di Camp Siddons, esce proprio in quel periodo, il 1 dicembre, ma purtroppo sarà l'ultimo che il cineasta vedrà esordire. Il 30 novembre è costretto a tornare in ospedale a causa dell'eccessiva debolezza e la sua situazione precipita velocemente, anche a causa dei trattamenti al cobalto, una pratica radioterapica degli anni 50, oggi obsoleta. La salute di Walt Disney crolla la mattina del 15 dicembre 1966 e lui non si riprende. Prenderà più. Il decesso di una personalità tanto importante non solo per l'industria dell'intrattenimento ma anche per diverse questioni trasversali lascia sbigottito il mondo. Anche in Italia la notizia ottiene gli articoli dei quotidiani, le copertine delle riviste, con un triste topolino ad annunciare il tragico evento. E per un uomo dalle origini modeste, dall'infanzia non troppo idilliaca, è un traguardo non da poco. Disney lascia un'eredità incredibile, fatta di corti e lungometraggi animati che hanno fatto la storia del genere, con 26 premi Oscar, di cui 3 onorari e 56 candidature. E lascia un vero e proprio impero dell'intrattenimento che ancora oggi macina milioni di dollari con produzioni cinematografiche, parchi divertimento sparsi per il mondo, merchandising, fumetti. E inevitabilmente lascia anche qualcos'altro. Qualcosa nato forse da voci ambigue, da una personalità che molti consideravano in chiaro oscuro, da una fama gigantesca di quelle a cui molti non perdonano il successo. D'altronde, come può un simile personaggio non provocare almeno una volta scandali, dicerie o controversie? Vere o false che siano, la quantità di storie che circolano su di lui è sinonimo della portata della sua popolarità. In vita, Disney aveva partecipato allo sforzo bellico statunitense durante la Seconda Guerra Mondiale con film di propaganda, come il famoso Der Führer's Face della serie Donald Duck, dove Paperino si ritrova arruolato suo malgrado nel regime nazista. E anche dopo la guerra, l'animatore americano proseguì in qualche modo l'impegno ideologico, sebbene dal sostegno al democratico Roosevelt passò a qualcosa di diverso, partecipando addirittura alla caccia alle streghe maccartista, in cui a un certo punto venne pure sospettato lui di simpatie comuniste. E ancora, diventando cofondatore nel 1944 della MPA, la Motion Picture Alliance for the Preservation of American Ideals, un'organizzazione di orientamento conservatore creata per la preservazione dell'American Way of Life contro, aperte virgolette, la marea crescente di comunismo, fascismo e credenze affini che cercano con mezzi sovversivi di minare e cambiare questo modo di vivere, come si legge nello statuto dell'organizzazione. Insomma, Walt Disney si potrebbe considerare davvero un personaggio larger than life, come si usa dire di coloro che hanno lasciato un'impronta immortale nel mondo, più grandi del vero, insomma. E lasciando da parte tutte le controversie e le accuse attribuiteli negli anni, elementi che comunque in questa storia non ci competono. Ecco, restano la magia e il divertimento di ciò che è riuscito a creare, quel senso di meraviglia
che a volte si perde con l'età, ma che è vitale come l'ossigeno. Ora, tenete tutto ciò che vi ho appena detto sullo sfondo e torniamo al dicembre del 1966, perché da quel momento la vicenda prende una piega molto strana. Poche settimane dopo la scomparsa di Walt, all'inizio del 1967, un giornalista del tabloid americano The National Spotlight riesce a intrufolarsi al Providence St. Joseph Medical Center di Burbank, in California, dove il magnate dell'intrattenimento era stato operato e ricoverato. Si camuffa da inserviente e comincia a cercare qualcosa in stanze ripostigli, e proprio in uno di questi trova qualcosa che lo lascia a bocca aperta. Dentro un grande cilindro di metallo in sospensione criogenica c'è niente meno che il corpo di Walt Disney. Uno scoop per lo Spotlight, ma non rimane l'unico sull'argomento. E la storia inizia a delinearsi in un vero e proprio mistero, un complotto per mantenere segreta la verità. Nel 1969 il magazine francese Ici Paris e successivamente il giornale americano The National Tatler, nome che in realtà è molto vicino alla fiction, visto che compare anche nei romanzi Il silenzio degli innocenti, Drago Rosso, no, di Hannibal Lecter, continuano a parlare dell'argomento, avanzando l'ipotesi, secondo alcuni una certezza, che la data del ritorno fosse vicina, cioè il 1975. Ma la dichiarazione che più di tutte ha suscitato stupore è del 1972, a opera di Bob Nelson, un ex riparatore di televisori, divenuto presidente della Cryonic Society of California. Intervistato dal Los Angeles Times, disse: Walt Disney voleva essere congelato. Molte persone pensano che lo sia e che il corpo riposi in una cella frigorifera nel suo seminterrato. Intervistato nuovamente anni dopo dal Los Angeles Magazine, Nelson aggiunge: abbiamo ricevuto una chiamata dai Walt Disney Studios. Ci chiesero quante persone erano state congelate, che tipo di strutture avevamo e chi fosse il personale medico. A gettare benzina sul fuoco, forse sarebbe meglio dire sul ghiaccio, di questo mistero ci pensano Disney's World, una biografia del 1985 scritta da Leonard Mosley, e Walt Disney, il principe nero di Hollywood, scritto da Mark Elliott e pubblicato nel 1993. La biografia di Mosley parla esplicitamente del fascino che Disney sembrava provare nei confronti della criogenica e sottolinea l'ansia dell'animatore riguardo la morte e la ricerca di un modo per tornare in vita. Il problema principale che turbava Walt era il tempo, necessario ai medici per perfezionare il processo, si legge nel libro. Quanto tempo sarebbe passato prima che gli esperti di chirurgia potessero riportare un cadavere trattato alla vita lavorativa? Secondo Mosley, inoltre, Disney scoprì gli esperimenti di criogenesi nell'ultimo anno della sua vita. I chirurghi, scrive, gli avevano prelevato il polmone malato per esaminarlo e poi lo avrebbero preservato. Walt fu contento quando lo sentì. Ormai sapeva abbastanza sulla criogenesi per essere consapevole dell'importanza di trattenere tutti gli organi nel caso in cui i chirurghi avessero bisogno di curarli prima di rimetterli al loro posto. Chiuse virgolette. La ricerca del giornalista inglese afferma anche di come i colleghi più stretti del cineasta fossero fiduciosi riguardo alla convinzione di Walt, che a parer loro era sicuro, anche nel 1966, circa la praticabilità ed efficacia del processo criogenico. Sulla scia di Mosley è anche il giudizio di Elliott, che scrive una biografia dura e senza sconti, sostenendo tra le altre cose l'ipotesi dell'antisemitismo e delle attività segrete come spia contro i comunisti. La crescente preoccupazione di Disney per la propria mortalità, scrive Elliott, lo ha anche portato a esplorare la scienza della criogenia, il congelamento di una persona anziana o malata, fino al momento in cui il corpo umano potrà essere rianimato e riportato in salute. Disney rifletteva spesso con Roy, suo fratello, sull'idea di essere forse congelato, un'idea che ricevette indulgenti cenni del capo dal fratello. Chiuse virgolette. L'idea dell'ibernazione viene per molti rinforzata anche da altri piccoli dettagli che,
sparsi qui e là, lascerebbero intendere una preoccupazione di Disney nei confronti della morte. Prendiamo il cortometraggio The Mad Doctor, per esempio, nel 1933, dove uno scienziato pazzo cattura Pluto per un folle esperimento: attaccare la testa del cane al corpo di un pollo per testare la nascita di un ibrido. Topolino corre in soccorso dell'amico finendo nel laboratorio dello scienziato, fra trappole e spaventosi scheletri animati che cercano di fermarlo, fino a rischiare di essere tagliato in due da una sega circolare. In effetti è un cartone insolito per gli standard della serie di Mickey Mouse, e pare che quei toni horror scoraggiarono alcuni cinema dal proiettarlo. Poi ci sono The Skeleton Dance del 1929, con l'inquietante e famosa danza nel cimitero. C'è la morte della mamma di Bambi e quella del burattino Pinocchio, che deve morire per diventare un bambino vero. E ancora Night on a Bald Mountain, nel bellissimo Fantasia del 1940, con demoni, spettri e creature notturne terrificanti. E poi ci sono alcune stranezze dopo la sua effettiva dipartita. Su di esse Mosley afferma che la notizia della scomparsa di Disney venne deliberatamente ritardata, nascondendola alla stampa per diverse ore, in modo che gli assistenti avessero il tempo di portare il corpo alla camera criogenica segreta, prima che i giornalisti si presentassero all'ospedale. Era stato lo stesso Walt a chiedere a Roy Disney di mantenere segreta la sua malattia, scrive Mosley. Ma il modo in cui il mondo è stato informato della sua morte rimane sorprendente. In effetti è stato solo poche ore dopo la sua dichiarazione di morte che l'annuncio è stato fatto, aggiungendo che non ci sarebbero stati funerali perché era già stato cremato e le sue ceneri sepolte nel Forest Lawn Memorial Park a Glendale, in California. Erano presenti solo i familiari più stretti. Chiuse virgolette. Il mistero si infittisce quando la causa della morte non viene formalmente annunciata. I funerali svolti appunto in segreto e l'ubicazione della tomba non specificata fino all'ultima grande mossa per coprire tutta la vicenda nell'era di internet e dell'informazione a portata di click. Ecco, se vi dicessi infatti che Frozen non è un semplice film, nel 2013 Frozen esce al cinema, diventando il film d'animazione con il maggiore incasso nella storia del cinema, un record detenuto fino al 2019, quando esce il sequel. Diretto da Jennifer Lee e Chris Buck e ovviamente prodotto da Walt Disney Animation Studios e Walt Disney Pictures, Frozen è ispirato alla fiaba danese La regina delle nevi, scritta da Hans Christian Andersen nel 1844. Vincitore di 2 Oscar e altri premi, racconta la vicenda di Elsa e Anna, principesse del regno di Arendelle, nella penisola scandinava, e dei poteri magici che porteranno Elsa, futura regina, a isolarsi dal mondo per paura di fare del male agli altri e di non essere mai accettata per ciò che è. La sorella Anna partirà alla sua ricerca con la volontà di riportarla a casa, e fino a qui potrebbe sembrare un classico film Disney di successo, con la storia d'amore, spalle comiche, una di quelle canzoni orecchiabili tanto care ai bambini e che magari al centesimo ascolto sono un po' meno care ai loro genitori. Eppure Frozen nasconde qualcosa di inimmaginabile. Secondo una teoria nata sul web e sostenuta da utenti di Reddit e Twitter, il titolo sarebbe stato pensato apposta per deviare i risultati dei motori di ricerca, in modo che cercando Disney Frozen, cioè Disney congelato, si ottenessero siti riguardanti il film e non dei link alle teorie del complotto sul congelamento criogenico del regista americano. In questo modo i risultati migliori, i primi visualizzati, risultano essere sempre quelli sul film di Lee e Buck. Indubbiamente un colpo di genio, specialmente considerando che Frozen ha incassato oltre $1 miliardo, generato un musical a Broadway e milioni di visualizzazioni del video ufficiale su YouTube di Let It Go. Ed effettivamente, come afferma il sito Screen Rant, prima dell'uscita del film nel 2013, le ricerche su Google dei termini Disney Frozen davano risultati che riguardavano il corpo di Walt. Ora, con la stessa query di ricerca si viene sommersi da una valanga di bambole, vestiti, merchandising vario. Provare per credere. Un altro tassello nel grande mosaico del mistero criogenico, che ormai sembra avere troppi elementi per non tenere in considerazione
la sua veridicità. In un'intervista del 2018, l'Huffington Post chiede alla regista del film Jennifer Lee se ha già sentito parlare di questa teoria. Sì, l'ho sentita, risponde. Abbiamo chiamato il film Frozen per motivi tematici e l'abbiamo chiamato Disney Frozen perché l'ha realizzato la Disney, che l'ha pagato e distribuito. Un momento, ha appena smentito tutto quanto. In sostanza, che cos'è la crionica? Come funziona? Ma soprattutto, funziona davvero? Per definizione, la criogenesi o crionica viene definita come la pratica di preservare la vita mettendo in pausa il processo di morte, utilizzando temperature sotto lo zero con l'intento di ripristinare una buona salute con la tecnologia medica in futuro. Scrive per esempio la ricercatrice Giulia Nucci su Biomed CUE. Questa sorta di processo di congelamento è molto simile ad alcune strategie utilizzate nel mondo animale per sfuggire a condizioni estreme e severe. Il concetto alla base della criogenesi consiste nell'abbassamento graduale ma rapido della temperatura corporea di persone dichiarate legalmente morte, fino al raggiungimento della temperatura dell'azoto liquido. Il tutto deve avvenire entro mezz'ora dalla morte. In questo modo il processo di decomposizione si blocca. Il fatto, purtroppo, è che a oggi non è ancora possibile risvegliare persone ibernate, e se anche ci fosse l'eventualità di una simile impresa scientifica, non c'è nessuna certezza che la memoria, la personalità di un individuo rimangano intatte nonostante l'interruzione dell'attività del cervello. Non esiste pratica in grado di provarlo, sebbene l'ottimismo nel successo futuro sia alla base delle ricerche di chi in questa tecnica crede fortemente e qualche risultato sembra essere stato raggiunto. Nel 2016 è stato ibernato e poi scongelato un cervello di coniglio, apparentemente senza danno, e negli ultimi anni sono stati riportati in vita campioni biologici criopreservati e conservati in azoto liquido. Scienza, ricerca, sperimentazione, perché no, un pizzico di visionarietà e follia, ma sempre inclinate al metodo scientifico. Un metodo che pare non essere molto apprezzato da chi si inventa grandi storie e complotti senza avere la benché minima prova di quello che teorizza, come fanno i tabloid, le riviste scandalistiche come il National Enquirer, oppure come Leonard Mosley, Mark Elliott, scrittori di biografie ampiamente screditate, contenenti tantissimi errori fattuali, affermazioni non documentate e false. Il libro di Mosley è stato descritto come povero di ricerca, pieno di imprecisioni. Una biografia che sembra promuovere determinati punti di vista prestabiliti indipendentemente dalle prove. Rende stuzzicante la lettura, vero? Tuttavia pochi fatti supportano le affermazioni. Per esempio scrive del prelievo del polmone malato con volontà di preservazione, cura e reinserimento dell'organo, ma i campioni di tessuto prelevati durante un intervento chirurgico oncologico sono conservati in formaldeide, che è un metodo di conservazione che danneggia biologicamente il tessuto. Gli organi prelevati da Disney non potrebbero mai essere rimessi al loro posto. Le sue dichiarazioni sui colleghi fiduciosi, inoltre, non hanno nessuna fonte. Una ricerca approfondita ha portato alla scoperta delle persone in questione, dipendenti periferici dell'azienda che non avevano mai parlato con Walt Disney di crionica e probabilmente non gli avevano mai parlato di nulla, e si limitavano a ripetere delle voci che avevano sentito chissà quante volte a beneficio di Mosley. Continuando con le affermazioni del giornalista, la morte di Disney è stata effettivamente annunciata diverse ore dopo. Sì, ma le ragioni non erano certo straordinarie. Prima di un annuncio pubblico dovevano essere informati i membri della famiglia e poi i dirigenti degli studios, che andavano cercati e avvertiti. Considerate anche che la gravità della malattia non era stata rivelata alla stampa, quindi non c'erano orde di giornalisti davanti all'ospedale in attesa dell'inevitabile annuncio di morte. Ai giornali si parlò del trattamento di un vecchio infortunio al collo, realmente ricevuto durante una partita di polo, e di un controllo post-operatorio di routine. Insomma, era visibile la spossatezza con cui Disney viveva quelle ultime settimane e non era un segreto la malattia, solo la gravità non era nota. Tirando le somme, i parenti e i capi dello studio dovevano essere informati prima che venissero rilasciate alla stampa dichiarazioni sulla morte. I media non erano impegnati a preparare necrologi e tributi e le comunicazioni nel 1966 erano sicuramente più lente di quelle di oggi. Non sorprende quindi granché
fatto che la notizia ufficiale non sia giunta al pubblico che solo poche ore dopo. Per quanto riguarda la causa della morte, inizialmente si parlò di collasso circolatorio acuto, il cuore cioè aveva cessato di battere. Semplicistico, vero? Tuttavia la causa primaria di morte presente sul certificato ufficiale è proprio arresto cardiaco. Il fatto che fosse stato il cancro a far cedere il cuore venne considerato dai medici di secondaria importanza. Inoltre, dichiarazioni rilasciate dopo l'intervento chirurgico e prima della morte avevano già rivelato il cancro e la necessità di asportare tutto o parte del polmone. Scritto ufficialmente oppure no, era chiaro a tutti che cosa aveva portato alla morte Walt Disney, quindi dissimularne la reale causa, cosa sarebbe servito? Mosley parla poi di funerali segreti, ma non c'era nulla di segreto. Alle 17 di venerdì 16 dicembre, presso la Little Church of the Flowers del Forest Lawn Cemetery di Glendale, si tenne la cerimonia rigorosamente privata, a cui parteciparono solo i parenti stretti. I funzionari di Forest Lawn si rifiutarono di rivelare qualsiasi dettaglio del funerale o della disposizione del corpo, affermando solo che i desideri del signor Disney erano molto semplici ed erano stati espliciti nei minimi dettagli. Tuttavia, la segretezza che circonda il funerale non dovrebbe sorprendere nessuno. Nella biografia The Story of Walt Disney, firmata dalla figlia, Diane, diversi anni prima della morte, è scritto che Walt non va mai a un funerale se può farne a meno. Se doveva andare a uno, lo immergeva in una fantasticheria che durava per ore dopo il ritorno a casa. In quei momenti diceva: quando sarò morto non voglio un funerale, voglio che le persone mi ricordino vivo. Un uomo che aveva una forte avversione per i funerali, dichiarando che non ne voleva uno pubblico, riceve una cerimonia privata e molto riservata. Davvero è così strano? E se ve lo state chiedendo, l'ubicazione della tomba non è stata divulgata dai funzionari del cimitero? Sì, ma nemmeno questo è un segreto, come molte tombe di personaggi famosi, contrassegnate e localizzate per essere accessibili al pubblico, anche quella di Walt Disney si può trovare abbastanza facilmente. Tra l'altro, è nello stesso cimitero dove è sepolto Michael Jackson, che secondo alcuni non è ibernato, ma semplicemente in giro per il mondo, mascherato sotto falso nome, dopo aver simulato la sua morte, magari insieme a Elvis Presley. Ma questa è tutta un'altra storia. Passando invece alle affermazioni di Mark Elliott, l'altro autore, per lo più speculative, non esiste traccia alcuna di discussioni sulla crionica da parte dei fratelli Disney e, come per il lavoro di Mosley, anche qui la carenza di fonti è quantomeno discutibile e rende tutta l'operazione solo un lavoro di fantasia. Per arrivare alla conclusione della nostra disamina, resta ancora qualcosa da aggiungere. Walt Disney avrebbe potuto certamente conoscere i progressi della ricerca della criogenia, grazie anche a un famoso libro di Robert Ettinger, il padre della crionica, The Prospect of Immortality, pubblicato nel 1964. Gli articoli sull'argomento erano accessibili a tutti, ma resta il fatto che non ci sono prove documentate del presunto interesse di Disney per l'argomento quando era in vita, e tutte le affermazioni sono state fatte decenni dopo la sua morte da fonti estremamente discutibili come quelle che abbiamo già visto. Non c'è assolutamente nulla di vero nella voce che mio padre Walt Disney desiderasse essere congelato, ha scritto nel 1972 la figlia Diane. Dubito che mio padre avesse mai sentito parlare di crionica. 1972, l'anno della strana affermazione di Bob Nelson, ricordate il fondatore della società di criogenica al Los Angeles Times, ovviamente era stata decontestualizzata e, come in un telefono senza fili, trasformata in Walt Disney è congelato sotto i pirati dei Caraibi. La verità, disse Nelson al giornale, è che Walt ha perso l'occasione, non ha mai specificato per iscritto di voler essere congelato e quando è morto la famiglia non lo ha fatto. Lo fecero cremare e personalmente ho visto le sue ceneri, sono a Forest Lawn. Due settimane dopo abbiamo congelato il nostro primo uomo. Se Disney fosse stato il primo avrebbe fatto notizie in tutto il mondo e sarebbe stato un vero colpo grosso per la crionica. Ma è così che vanno le cose, conclude il fondatore dell'associazione criogenica. Ed eccola qua la semplice e banale verità. Walt Disney è stato cremato, come indica la documentazione disponibile e consultabile ormai, e sebbene le sue disposizioni non sono scritte nel testamento, il certificato di morte parla chiaro, con tanto di nome, numero di licenza, firma, tutto verificabile, di chi si è occupato della questione del cadavere.
Walt Disney non era ossessionato dalla morte, perlomeno non più di una persona qualunque. E anche nei cortometraggi, no? The Mad Doctor, per esempio, quello che accade a Topolino è solo un brutto incubo di cui poi alla fine si risveglia. Alcuni bambini piccoli dicevano ai miei figli: «Tuo nonno è congelato, vero?», ha detto Diane Disney, che alla fine ha creato il Walt Disney Family Museum anche per questo, per raccontare suo padre oltre le leggende urbane e le sciocchezze. Ah, e per la questione di Frozen non c'è davvero bisogno che smonti una storia nata su Reddit o Twitter, vero? Ecco, probabilmente l'intento era satirico. Ma come sappiamo bene, alla gente piace molto credere alle cose più incredibili, ai complotti più improbabili. Su Walt Disney, in fondo, può essere anche comprensibile. La sua figura ormai fa parte della cultura popolare. La forza di ciò che ha creato ha conquistato i cuori di tantissime persone, portando spesso leggerezza e colore in una vita che da adulti a volte può diventare un po' grigia. Se puoi sognarlo, puoi farlo, anche senza inventare storie assurde. E io vi ringrazio di avermi accompagnato nell'indagine su questa affascinante, poco veritiera leggenda urbana. Ringrazio i naviganti che sbarcano sulla mia pagina Patreon, la mia isola del mistero, che ci permettono di realizzare tutti questi video. E con loro condivido molti contenuti esclusivi, dietro le quinte del mio lavoro e tante altre cose. Potete leggere i loro nomi in coda a questo video. Se verrete anche voi e ci darete una mano a realizzare i nostri progetti, potrete leggere anche il vostro. E poi vi ricordo naturalmente il mio libro geniale, no? Quello in cui racconto le lezioni che il mio maestro James Randi mi ha insegnato, non solo sull'arte di indagare i misteri, ma soprattutto sull'arte di vivere e di pensare. E la seconda lezione del libro è dedicata proprio alle passioni. La seconda lezione è dedicata proprio alle passioni, no? Quanto coltivare, riuscire a coltivare le proprie passioni può davvero trasformare la vita di una persona. Io sono stato veramente molto fortunato perché la mia passione da bambino era quella di inseguire tutto quello che era misterioso, ma allo stesso tempo cercare di capire come stavano le cose per davvero e sfatare miti e false leggende. E quindi aver avuto questa possibilità di studiare con una figura come James Randi e quindi avere la possibilità di rendere la passione quello che poi è diventato effettivamente il mio lavoro è una di quelle fortune che probabilmente non capitano spesso, ma riuscire comunque a trovare il modo per cui ciò che ci appassiona non resta confinato in un angolo, ma magari un po' alla volta, no? Con il tempo e con la passione naturalmente, lo si riesce a trasformare in un'attività anche collaterale a quella lavorativa, non deve diventare per forza il lavoro, ma io credo che ci dia la possibilità di arricchire la nostra vita, no? di renderla sempre più appassionata, perché quando si riesce a portare la nostra passione nella vita di tutti i giorni, ci svegliamo al mattino e non vediamo l'ora di iniziare a dedicarci a quella cosa che ci sta appassionando così tanto. Nel mio caso è stata l'indagine del mistero, ma soprattutto il modo di ragionare che ha la scienza, ma potrebbe essere qualunque altra cosa, non ci sono limiti. La formula è proprio quella di ascoltarla, la passione, di darle ascolto indipendentemente da quelli che possono essere i pareri delle persone che ci stanno intorno, che potrebbero dire: ma dove vuoi andare con quella passione? Perché ho visto davvero nel corso della mia vita persone che hanno inseguito degli interessi che sembravano assurdi e poi sono diventate delle figure addirittura di caratura mondiale. E dunque vi invito a leggerle. Spero che quello che ho imparato io da Randi possa tornare utile anche a voi. Per ora noi ci fermiamo qui, ci ritroviamo lunedì con la Stanza delle Meraviglie e con Strane Storie ci rivedremo venerdì prossimo. A presto! Ah, quanti ricordi! Di che cosa sta parlando? Beh, di come questa storia mi ricordi la mia cara zia Candice. Sua zia Candice con Walt Disney, ma cosa c'entra? Era un sogno, sa? E aveva qualcosa che un sacco di uomini vorrebbero. Sarebbe a dire? Un bel paio di baffi. Immagino.